Nuova vita alla carta di giornale e alla carta che in genere non si usa più. Come fare? Lo hanno illustrato due esperte in materia, Katia Baldrighi e Daniela Castagnetti, nell'ambito del Mese dei Libri all'Università Cattolica. Questo è il nostro quotidiano Libertà, dopo averlo letto ovviamente con grande attenzione, in che modo lo possiamo riciclare? Lo chiediamo alle esperte di paper art, l'arte quindi di lavorare la carta. Esatto. Diciamo che si può riciclare in diversi modi, si possono realizzare dei fiori di carta come quelli che stiamo realizzando adesso, di varie tipologie, si possono realizzare delle rose esattamente come quelle che vedete sulla torta completamente realizzata in carta, così come si possono realizzare questi che si chiamano anche pompon paper, che sono dei pompon di carta e che vengono utilizzati per vari tipi di allestimenti. Come si impara quest'arte? Allora, si impara, innanzitutto si ama la carta, si ha la carta, prima la si legge e poi si impara a riutilizzarla perché poi non sappiamo dove metterla. Ovviamente vanno bene i giornali come i quotidiani, vanno benissimo i volantini, i sacchetti del pane e tutti i tipi di carta, e si impara un po' in rete, cercando in rete, curiosando, andando a fare corsi e poi facendo tante prove, praticandola. Vediamo anche orecchini, quindi particolari. Si possono realizzare gioielli, si possono realizzare monili di tutti i tipi, torte, e poi insomma si usa la fantasia e si riesce a utilizzare in diversi modi. Tu hai iniziato ritagliando il giornale. Sì, abbiamo preso due fogli della Libertà e li dobbiamo tagliare a metà e poi ancora a metà, quindi realizzando quattro parti, quattro fogli, che ci serviranno quattro fogli per realizzare una metà ed eventualmente altri quattro per realizzare l'altra metà. Quindi semplicemente sovrapponiamo i quattro fogli, cercando di essere un po' precisi, ma non è indispensabile l'essere precisissimi, e poi iniziamo questa cosa del piegare a fisarmonica, cercando di mantenere sempre la stessa altezza. Poi fermiamo i quattro fogli al centro con un punto di graffatrice e poi possiamo scegliere se arrotondare il finale oppure se farlo a punta, a seconda se preferiamo fare un fiore con i petali più stondati oppure più a punta come questo, per darvi l'idea. E poi c'è questa parte un po' più delicata, che si tratta di aprire gli strati. Può realizzare solo metà oppure entrambe le metà, per un esempio se si vuole appendere e quindi realizzare un prodotto del genere.